Io ho detto tante volte che mi piaceva tanto che lui abitasse qui in Vaticano, perché era come avere il nonno saggio a casa. Grazie. Benedetto XVI è stato uno degli anziani che hanno partecipato domenica scorsa in Piazza San Pietro all'incontro con Papa Francesco. Ed erano più di 30.000 da tutto il mondo per l'evento promosso dal Pontificio Consiglio per la Famiglia e intitolato La benedizione della lunga vita. Tanti racconti degli anziani davanti al Papa, tra loro anche una famiglia di Karkosh in Iraq, che ha testimoniato la sofferenza di un paese devastato dalla guerra, ma anche la loro condizione di nonni. Le nostre città sono vuote, le case distrutte, le famiglie disperse, gli anziani abbandonati, i giovani disperati, i nostri nipoti piangono, vite distrutte dal terrore del grido di guerre continue. A nome di tutti noi, fuggitivi perseguitati di quei luoghi, la salutiamo con il suono delle campane della chiesa di Al-Khosh. Molto bello che siate venuti qui oggi, è un dono per la chiesa. E noi vi offriamo la nostra vicinanza, la nostra preghiera e l'aiuto concreto. La violenza sugli anziani è disumana, come quella sui bambini. Ma Dio non vi abbandona. È con voi. Gli anziani che hanno fede sono come alberi che continuano a portare frutto, ha detto Papa Francesco. La vecchiaia è un tempo di grazia e ai nonni è affidato un compito particolare, quello di trasmettere la propria saggezza e la propria fede, l'eredità più preziosa. Gli anziani, i nonni, hanno una capacità per capire le situazioni più difficili, una grande capacità. E quando pregano su queste situazioni, la sua preghiera è forte e potente. Il Papa ha poi espresso la propria vicinanza a tutti gli anziani che vivono nelle case d'accoglienza, polmoni di umanità, dove chi è vecchio e debole viene curato e custodito. Ha ricordato inoltre tutte quelle situazioni di disagio, di abbandono, definendole una vera e propria eutanasia nascosta. Siamo tutti chiamati a contrastare questa velenosa cultura dello scarto. Noi cristiani, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, siamo chiamati a costruire con pazienza una società diversa, più accogliente, più umana, più inclusiva, che non ha bisogno di scartare chi è debole nel corpo e nella mente. Dopo il colloquio di Francesco con gli anziani, ha avuto inizio la seconda parte dell'incontro con la celebrazione della messa. Durante l'omelia, il pontefice si è soffermato sul rapporto tra Elisabetta, il marito Zaccaria, e la Vergine Maria, che ha saputo ascoltare quei genitori anziani e pieni di stupore e ha fatto tesoro della loro saggezza. Il Papa, infine, si è rivolto ai giovani che sentono il bisogno di liberarsi del retaggio della generazione precedente, esortandoli a coltivare un atteggiamento filiale nei confronti degli anziani e a riscoprire la bellezza di Dio anche dietro un volto sciupato. Così la Vergine Maria ci mostra la via dell'incontro tra i giovani e gli anziani. Il futuro di un popolo suppone necessariamente questo incontro. I giovani danno la forza per far camminare il popolo. E gli anziani irrobustiscono questa forza con la memoria e la saggezza popolare.